Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte, siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi, scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakovskij sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le miglioramenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Ecco, Cosimo Cinieri, che non dimenticheremo mai, con le parole dell'ultracentenario Lorenz Ferlinghetti, che è ancora vivo a Frisco, ci sta dicendo che la vera rivoluzione accade dentro di noi e non dobbiamo delegarla a nessun altro, illuderci che avvenga nella piazza, deve avvenire intanto nel nostro cuore. E così anche nel nostro cuore oggi abbiamo degli ospiti importanti che ci aiuteranno proprio a dare più luce a questa nostra puntata. Cominciamo dalla mascotte della puntata, che è Luce Conci, trentina, di cui non dirò altro che è una gioia caduta così, scesa a miracolo mostrare. Disegna, non voglio dire che dipinge, ma insomma è già pronta per delle gesta artistiche imminenti, profetizzabili. Poi abbiamo la signora Maria Rita Parsi, illustre psicoterapeuta e scrittrice e anche poetessa, di cui adesso scenderemo proprio in dettaglio per capire come le tue fondazioni, il tuo percorso, i tuoi insegnamenti hanno bisogno anche di, alla fine, di sintetizzarsi anche nel credo poetico, perché tutto quello che tu hai fatto per le donne, per la consapevolezza delle donne, quindi anche dell'uomo, ai noi, e dei bambini, la dice lunga. E poi abbiamo il professore Emanuele, Francesco Maria Emanuele, che non ha bisogno di presentazioni, perché ha talmente tanti titoli, è stato professore universitario, avvocato cassazionista, economista, banchiere, ma oggi sta qui proprio come poeta anche illustre e di finissimo, vorrei dire, adempimento lirico. Adempimento lirico, che vuol dire? Vuol dire che ci sono delle immagini che ho letto già, abbiamo avuto la gioia di averlo come nostro ospite con Pietro e Vento, facciamolo vedere. Pietro e Vento appunto è il libro di pagine, ma insomma sono tanti i libri del professore Emanuele, Le molte terre, La goccia e lo stero, facciamone vedere un altro paio, perché poi la poesia sedimenta delle opere, un lungo cammino, ecco, chiudiamo con un lungo cammino, perché è veramente un lungo cammino questo del professore, da quando era bimbetto come luce nella Sicilia mediterranea, non diciamo la località, anche se è un luogo dove è nata la poesia italiana, diciamo la verità, con la sua scuola, però ci fermiamo qui, qualcuno ha capito, qualcuno no, ma insomma c'è spazio per approfondimenti. E città importante, storica, munifica, dove lui ha cominciato a distillare, mi sento proprio di dirlo, queste immagini poetiche per eccellenza, nel rapporto con la natura, con gli affetti, questo cercare le lucciole d'inverno, d'estate nella notte e alla fine essere contento del richiamo della mamma, dice adesso non ho più nessuno che mi chiama, però sento ancora questo adempimento. E poi tante cose, il discorso del vento, il volo degli uccelli, questo sole che diventa e rimane sempre così, forse la circostanza più bella di ogni giornata, no? Questo appuntamento che a volte trascuriamo, ineffabile con questa luce. Lucetta, stiamo parlando anche di Lucina, stiamo parlando anche di te, e con questa luce che è tutta fuori e poi entra dentro. E poi abbiamo, ed è un ritorno caro, perché Gianluca Rosselli è un fotografo di vaglio, poi vedremo delle foto, e tra l'altro tu sei un paramedico, quindi lavori come infermieri in un ospedale importante di Roma, che adesso non diremo, ed è molto bello questo intervallo tra ore difficili di asprezza, di dolore, il famoso dolore con cui tu hai esordito a 6 anni come poetessa, conosce il dolore, il dolore poi lo semini, dal dolore rinasce tutto.
anche i quadri qui di Nina, che poi vedremo in un'altra puntata. E vedete la donna bella che ha fatto la chemioterapia e quindi il tassolo le ha provocato quello, però poi tutto sarà risanata, insomma, no? E poi ancora le bimbe, questi occhi belli che sono pieni di cose, piene di emozioni e vorrei dire anche piene di fiori. Ti sto già dando l'occasione appunto di leggere questo tuo inedito, che è molto bello, questo dei fiori, veramente. Perché il professor Emanuele ci ha portato anche degli inediti, poi leggeremo anche altre cose già più consolidate. Questo è in qualche modo, spero che possa diventare un manifesto per questo mondo nuovo che io sogno che torni. Un giorno i fiori sorsero dalla terra e la terra si colorò. 100.000 colori di diversi e la terra, da grigia e triste che era, divenne radiosa e felice. E poi vennero le spighe, e poi i rovi, e poi gli alberi che popolarono i boschi coprendo colline e pianure ed arrivarono alle montagne alte fino al mare. Ma poi l'uomo che vagava appagato in quella natura cominciò a costruire strade, mura, case e città. E i fiori cominciarono a sparire, i boschi a restringersi e il verde sempre di meno a colorare il mondo. Ma i fiori, con il loro profumo, che è il loro canto, sembrano dire che un giorno forse molto lontano, tutto tornerà come prima. E questo è molto bello perché è un messaggio, per come si dice oggi, ecologico, ma va al di là, è un messaggio profondo, di occhi che hanno sempre amato e rispettato la natura. Una delle cose che mi ha più colpito di queste poesie, professore, è l'attenzione, sembra un paradosso, è anche nel titolo, alle pietre e al vento, quest'idea della pochi... osano fare poesie sulla pietra, sulla porosità, sull'idea proprio che, capito, che la pietra possa in qualche modo conservare tutto, il calore, l'anima. E mi sembra un'immagine molto, molto, molto forte, molto potente. E le vorrei chiedere subito, poi passiamo a Maria Rita e alle altre cose, di leggere anche questo sulle pietre, le pietre testimonianza del tempo. Perché, e così abbiamo letto, i fiori che sembrano la cosa più in qualche modo fragile e le pietre, e invece riusciamo a capire che la poesia può quadrare questo cerchio. Le pietre sono la testimonianza del tempo. Eterne, indistruttibili, conservano la memoria di tutto. Raccontano di un mondo prima di noi, della creazione dell'uomo, del suo sogno evolutivo, delle sue speranze, del suo amare, ma anche delle sofferenze e delle amarezze, degli addii e delle ingiustizie. Sono le testimoni di tutto. Sono le pietre che affollano le città, con le case, con le strade, e ovunque pietra che ha invaso un mondo che era stato creato perché esse fossero amiche e non barriere tra gli esseri umani. E oggi, tranne che in pochi bellissimi casi, non sono più neanche la memoria. È bellissimo. Che invece la pietra è memoria ed è tante cose. Vorrei dire perfino che tu es Petrus, che è fede, insomma, è il rispetto della pietra, che non è. Invece è questo tempo ipertecnologico, riboante e veloce, non rispetta neanche la pietra, che è la cosa più forte. Certo. Perché, allora io volevo, grazie a lei, volevo, a è bello questo dialogo profondo e trasparente anche tra culture, anche dall'entità dell'uomo liberale in un certo senso, vorrei dire anche progressista, e una donna che insegna alle altre donne, ma quindi anche a noi uomini, come si può essere felici. Felici si può, fallo vedere Gianluca, ecco. Ecco, aspetta, scusa, lo devo mettere qui. Felici si può. La felicità certe volte ci sfugge, ci si sottrae. Felici si può, adesso poi ci spiegherai in che modo. Però volevo
subspecie poetica proprio, tornare a questi tuoi primi versi bellissimi, che hai scritto a 6 anni, vorrei star no, male. No, sei, l'ho scritto a 9 anni, a 9 in quarta anni, elementare, sì. ed è stata la maestra Collalti, che naturalmente ora non c'è più, da tanto tempo non c'è più, che mi ha permesso, grazie a riconoscere, prima pensava che avessi copiato la poesia. Sì, perché era già bella, diceva, matura. Insomma. No, ma diceva Parzi, l'hai copiata, perché fece fare una poesia, c'è cioè qui Luce, troppo bella, che può dire, diceva Parzi, l'hai copiata. Mi fece fare le prove, dico no maestra, non è così, perché mio nonno alza il bicchiere e fa le poesie sì, in libertà. All'impronta. E me l'ha insegnato. Mm. Allora mi fece fare, dopo aver letto questo, delle poesie in libertà, lì presente in classe. Sì, sì. Dopodiché disse, ma allora è vero. L'hai stupita. E mandò questa poesia al premio. E da quel momento sono diventata, testone e somara come ero, bambina assolutamente, evidentemente con libera. Da dislessica, no. Dislessica, superdotata, ma naturalmente disadattata. Certo, certo, certo. Divenni poetessa e mi ha cambiato completamente la vita. Certo. Vedete come a volte proprio una, come dire, una defaillance, diciamo, che poi invece può diventare... Lei ebbe la sensibilità, qualcosa di più. Lei capì, Parzi sei poetessa, mi mandava nelle classi a dire fai la poesia, fai... Io a quel punto sono diventata, l'autostima che certo, non avevo certo. È diventata, allora ce l'avevo una cosa, ero certo. Poetessa. E questo ti ha aiutato poi anche a guarire, è terapeutico, no? Sì, è stato, ha aiutato me, che sono sempre in cura, perché la cura non finisce mai, certo. E mi ha permesso di prendermi cura degli di poter altri. Curare gli altri. Allora io desidererei che tu leggessi questa sì. Poesia che sta all'inizio, e poi questa sull'infanzia, sì. Questa prosa poetica molto bella, sì. Così ti possiamo ringrazio. Magari anche dare un attimo la parola no. A Luce. No, a Luce bisogna dare... Il gioco, lo spazio più grande, perché i bambini si... Guarda che Luce, vuoi fare, vuoi giocare, vuoi disegnare, fai quello che vuoi, non devi stare proprio in poltrona, se vuoi qui... Lei ha una pazienza e un'attenzione per noi, che ci sta dedicando, perché sì, bisogna dei bambini... lo sento. Capire che i bambini capiscono. Lo sento, si sta voltando verso la mamma, Luce, ma in questo momento... Luce, senti questa poesia, così poi dopo mi dici se ti piace. Io l'ho scritta quando avevo 9 anni. Tu ce n'hai 5, io ce l'avevo 9. Allora te la leggo. Tra 4 anni. E la sua memoria, perché è proprio la poesia dell'inizio. Vorrei star male, male tanto e ancora, per vedervi con gli occhi del dolore, tetti di case, strade, piazze, fori. Siete più belli, avete più colore, paesaggi sofferti dentro gli occhi. Bellissimo. Avevo 9 anni. Sempre questa idea del dolore, capito, i paesaggi sono sofferti dentro gli occhi, all'inizio il però questo dolore poi alla fine lascia un sentore di gioia, guarda, devo dire. Io direi non che il fatto di collegare... Malinconia. Io credo che a quell'età, sto chiamandolo, a quell'età aver collegato la bellezza sì. Come salvezza dal dolore... Dal dolore, è molto matura, ma è un concetto bello. Era una difesa contro l'angoscia, contro... Io non lo sapevo, l'ho solo scritta per come perché mi perché poi la tua dichiarazione di poetica, attraverso sì. la bellezza propria e altrui, poter curare il dolore. Insomma. Il titolo, Felici si felici può. Si può. Ecco, io vorrei riportare una frase da cui sono partita. A giocare. Sì, amore, però mettiti a giocare qui con noi, che ci piace. Se gli portate carta e penna, lei sì, ci sì. Fa una pittura sì, che poi appenderemo veramente. Si disegna lei, perché, no? Luce. Adesso la mamma Sara le porterà. Disegno? Sì, un disegno per noi, ce lo fai? Disegni i fiori. Ci mettiamo tutti qua. Del professore, le fotografie ecco, di ci Gianluca. Disegni i fiori. Mettiglielo per terra, che lei è contenta. No, lascio. Vuoi dire delle cose, Luce? Lucetta? Luce, ma Luce secondo vuoi me... parlare? Vuoi dire quella filastrocca delle mani? Sì, dici una filastrocca. Sì, dai. Così poi dopo Luce, Maria Rita... Dillo, amore. Sì, io Maria Rita ha fondato il movimento... Percone dei bambini, movimento bambino. Il mio cioè, voglio dire, sei proprio l'ambasciatrice ideale di tutto. Guarda lei come si interessa. La sta... Gianluca la sta microfonando. Sì. Vai. Filastrocca. Dilla la filastrocca delle mani, amore. Vai. Allora, andiamo. Avanti. La filastrocca. I bambini non hanno i tempi televisivi, i bambini hanno i loro tempi. Ce la dici? Ce la dici, amore mio? Dai. Il pollicione che è un gran mancione, l'indice che dice,
Il medio che va a ballare con l'anulare, il mignolino che è il più piccolino. Le cinque dita. Allora, che fa il pollice? Che fa il pollice? Niente. Niente? E il medio che fa? Dice. Indica. Così. Oh. Dove l'hai imparata questa poesia? Me l'ha insegnata la mia mamma. Ah, beh, ma allora se l'ha insegnata la mamma è fondamentale. Ecco, bisognerebbe dire a tutte le mamme che ci seguono di farlo. Di farlo, sì. Bellissimo. Bene, allora, mentre tu disegni, Luce mia, così alla fine porteremo via questo capolavoro. Sì, sì, sì. Io volevo dire che c'era una... Tu mi hai messo... si parlava dell'infanzia, sono belle tutte. Ma ci tenevo a quella che è del manifesto del Movimento Bambini. Adesso leggo quella che mi hai lasciato. Vorrei trovare i passerotti non fanno rumore. Perché mi ha colpito anche messaggio... mentre parlavi della mamma, questo passaggio della matrice, il corpo della matrice, che è un paradiso terrestre, dici, da cui è uscita la vita, è uscito il bambino, è uscita la bambina. Segnando così il primo dei distacchi della vita di ciascuno di noi. Questo discorso sul corpo della donna, ma anche il corpo in generale, è molto importante. Perché spiega, al di là di tutte le stupidaggini dette sul femminismo, spiega perché le donne hanno fatto, da un certo punto negli anni in cui, per esempio, ero molto giovane, hanno fatto questa rivoluzione che diceva una sola cosa. Il corpo è tuo e lo devi gestire tu. E se noi guardiamo a tutto quello che è stato fatto e detto contro le donne, sui corpi delle donne, a danno delle donne, comprendiamo perché era una rivoluzione. Non era una rivoluzione contro gli uomini. Chi l'ha trasformata in questo ha fatto dei danni infiniti. No, è una politicizzazione. Invece il discorso era nato, come dire, io mi devo prendere la responsabilità di essere persona, laddove mi viene negata profondamente. Questo era il tema. Un'autocoscienza. Era una forma di autocoscienza e di responsabilità. Quindi questo era, non riesco a trovarlo, ma con la fortuna che sempre è uno dei passaggi più belli di questo libro, Felici si può, devo dire, il discorso del corpo. Ecco, ma lo sai come nasce Felici si può? Felici si può nasce da una frase, va bene, contiene le lezioni magistrali, ma nasce da una frase, Pericle credo, che diceva il segreto della felicità è la libertà, il segreto della libertà è il coraggio, l'indomito coraggio. Mi emozionò moltissimo. Perché Pericle è legato a una modalità maschile anche di indomito coraggio. Certo. Io ho aggiunto, il coraggio è quella operatività che consente di fare delle scelte prendendosene la responsabilità. Secondo me, liberi, coraggiosi e responsabili essere felici. Sono tre punti d'arrivo entrambi. Io direi. No? Allora, guarda, riprendo perché non trovo. Poi c'è questa dedica a chi veramente spera nel cambiamento e si impegna per realizzarlo, che è tutto lì. Sì. Perché si parla sempre del cambiamento, però siamo pronti a. Sono io il primo che ma io penso, eccoli qua, l'ho trovati tutte e due. Guarda. Evviva. Allora, le leggiamo sperando che vi piacciono. Una è l'introduzione al mio primo romanzo, che si chiama Click, tracce fotografiche di Margherita. L'infanzia è attesa di eventi luminosi e lieti, santi e belli. Se l'infanzia di un bambino è stata buia, triste, grigia, spaventata, nessun drago, fantasma o mostro all'improvviso sconfitto, nessuna luce, il bambino diventa adulto, ma dentro di lui quel bambino aspetta murato nel semisonno dell'attesa. Aspetta che l'infanzia sia magica, bella e santa. Bisogna illuminare l'infanzia per farlo crescere. Questo è molto bello. Noi diventiamo adulti senza avere questa possibilità. Se non ce l'abbiamo rimaniamo fermi a tutto quello che non abbiamo risolto. Certo. E poi un nodo essenziale, è essenziale scioglierlo. No? E questo è dal manifesto del Movimento Bambino, che adesso è Fabbrica della Pace, Movimento Bambino Onlus. I passerotti non fanno rumore, essi abitano l'aria con un leggero battere d'ali. Essi aspirano al nido, al conforto del cibo e del calore. Hanno morbide piume, come morbido è il cuore che scandisce nel loro petto il tempo del vivere. Hanno voci così sottili e incerte che il silenzio può contenerle
e quando piangono lasciano tracce di luce negli arcobaleni e nel vento. Non fategli male, la loro anima è l'anima del mondo. Questa è dedicata ai bambini. Bellissima. Poi l'idea di così, apparentarli, insomma, in similitudine ai passerotti o un qualche cosa. Ma perché io sono passerotti. Sono come dei passerotti. Sono passerotti per... sparvieri. Sì, sono... sì, certo. Pascoli la sapeva lunga, e c'è questa idea, no? Sì, l'usignola e i suoi rivali, una grande poesia di Pascoli. Wow. Allora io volevo dire, prima di ridare la parola al professore, volevo far vedere, poi lo faremo vedere, che lei è partita dall'idea della luce, da delle macchie proprio, delle cromie di giallo sole, eccetera, e poi ha bisogno anche del pennarello... Per i suoi veri, se no degli soli che camminano, dei ragnetti, degli angioletti senza ali, non lo so, è se stessa. Io intanto chiedo al professore di leggermi questa poesia sul poeta. Il disegno di ha questo è in fieri, sta tra facendo la luce del sole, tra la luce il giallo e il nero. Sì. Il nero. Sì, che detto fra noi, per i bambini, è tutti e due i punti di certo. La luce e il buio. È partita, Maria Rita, è partita proprio dal giallo, è partita da queste macchie di luce, da queste veramente, trafitta da raggi di sole, come il grande Quasimodo. E poi però ha avuto bisogno di lavorarci. Mi piaceva molto questa poesia. Vedi quanto sul poeta, giallo sta mettendo. È vero che ha a disposizione giallo e nero soltanto, perché lei ci avrebbe messo ben altro. E c'è anche il bianco, che contiene tutti i colori, non è soltanto vero. Uno sfondo. E poi lei è di per sé stessa è un arcobaleno. Professore. Questo in effetti è ciò che io effettivamente penso di me. Perché in quel curriculum che amabilmente è stato letto. Prezioso. Si parla di me come professore, come sì. Avvocato, come amministratore di aziende, di banche, economista, di assicurazioni, certo. Economiste e quant'altro. E leggendo a volte questo curriculum, io, data la mia vita che è corsa come il vento, mi chiedo come ho potuto fare tutte queste cose di cui si parla. Che sono oramai contenute in un curriculum che ho ridotto sinteticamente su internet a 8 pagine, 7 pagine, ma in effetti riempiono nel curriculum reale 80 e 90 pagine. Però la cosa a cui tengo di più è questa. Se dovessi rinascere nel nuovo mondo, vorrei, di tutte le cose da me fatte in questo, poter essere solo poeta. Vorrei viaggiare, vedere, ascoltare, capire e narrare. Senza mai finire le cose viste, le albe, i tramonti e poi le valli, i fiumi e il mare, le città e i luoghi. E ancora le emozioni provate, le illusioni, le suggestioni dei mondi percorsi, le speranze del mondo che mi circonda, capite attraverso le parole di chi ho incontrato. Vorrei non avere nulla, né case né oggetti a cui attaccarmi, ma solo sensazioni e sentimenti e stare sempre con loro e per loro vivere. Credo che questo e solo questo dà motivo del vivere di ora e vorrei farlo nel periodo della vita connotato dalla maturità e finire prima che la vecchiaia porti il tedio dei giorni, il peso degli anni e soprattutto spenga la voglia di vedere e capire gli altri richiudendosi in sé. E vorrei che la parola poeta, più di altre, fosse scolpita là dove riposerò per sempre. Bellissimo, mamma che bello. Bello, poi molto bella l'attenzione agli altri. Che penso bene, io credo che nella mia vita mi hanno salvato due cose. Nel turbinio del mondo economico, io sono professore di finanza, quindi ho vissuto tutta la mia vita occupandomi di economia e di finanza. Due cose mi hanno salvato, la poesia, come ho detto, e aiutare gli altri. Quando avevo 60 anni ho abbandonato tutto ciò che io avevo e ho deciso di aiutare tutte le persone che hanno bisogno, i malati che sono soli e abbandonati in questo mondo. E ho creato, sperando che un giorno possiate venire a visitarlo, il villaggio che porta il mio nome, il villaggio Emanuele, dove ospito gratuitamente per tutta la loro vita terrena 100 persone ammalate di Alzheimer, un male che non è curabile. Certo. Ho creato un posto dove la gente che non sa dove morire,
perché oggi il problema grosso è dove morire, perché le case non sono più in grado di accogliere il malato terminale, le famiglie non hanno la possibilità, gli ospedali a volte non li vogliono. E allora io ho creato a Roma un luogo, a Via Poerio, dove 30 persone che non hanno più di 60 giorni di vita possono traghettare nel mondo in cui sperano di continuare la loro vita senza dolore e con il conforto affettivo. Ho creato un luogo dove i bambini, afflitti da patologie deambulatorie o a causa di incidenti, tornano a camminare e le loro madri a sorridere. Bene. A Santa Marinella. Oh. E ancora e ancora a Malta ho creato il primo centro, che porta anche questo il mio nome, per i malati di cancro, questa malattia a quanto pare inguaribile, che pare possa trovare forse la soluzione nei prossimi anni. Ecco, questi sono stati i motori principali, e poi aiutare i meno fortunati con lo sportello della solidarietà, a cui ti rivolgerai per i bambini, per una risposta immediata, e poi gli studenti, che oggi metto in condizione di studiare il nuovo mondo. Io da bambino ho studiato l'inglese e il francese, lo spagnolo no, perché l'ho sempre parlato, essendo di origine spagnola, ma oggi faccio studiare l'arabo e il cinese in mondi lontani, ma così vicini a noi del Mediterraneo che ne facciamo parte. E poi la cultura, che è lo strumento principale per abbattere le barriere, a volte sociali, e in futuro io spero etniche e religiose. E ho creato luoghi dove l'arte è diventata la testimone di questo. A Via del Corso c'è un museo che spero verrete a visitare, subito, dove raccolgo le opere dal 400 ad oggi. In un quartiere popolare di Roma, Tormarancia, l'ho fatto diventare un museo all'aria aperta. Ho fatto venire i più grandi pittori del mondo, hanno dipinto le pareti delle case popolari ed è diventato un luogo che la gente va a ammirare, perché capisce che l'arte non ha bisogno di stare nel chiuso dei musei, ma molto spesso deve stare a contatto con la gente per fare capire l'importanza. Ho fatto a Palermo Ballarò Buskers, una giornata, una settimana di felicità artistica nel quartiere tra i più degradati della città. E la gente non capiva la bellezza, come potesse digiungersi dalla vita. Pensava che ne facesse parte integrante. E da ultimo questo museo del Corso, dove ho fatto 54 mostre negli ultimi 20 anni e complessivamente 86 in tutto il mondo, e sto cercando di coniugare l'inconiugabile. Abbiamo fatto un campo profughi per i bambini in Siria, da cui non partano per venire a fare i disperati nel nostro paese. Ho creato una scuola dove bambini israeliani e palestinesi studiano insieme, una scuola a Petra, un'università a Petra, dove i ragazzi vengono in Italia e tornano nei loro paesi e gli italiani vanno. Questo è il mondo in cui io credo, questo è il mondo che mi ha salvato la vita. E se oggi che ho più di 80 anni posso dire che guardo con serenità ciò che accadrà del dopo, lo faccio soprattutto per tutto questo che è accaduto. Aiutare gli altri è un dovere, ma è anche una grande gioia. È la più grande gioia che l'essere umano può avere. Grazie. Che bravo. Un discorso molto bello. In un momento di grandi egoismi anche interstatali, cioè, è molto bello questo qui. Anche il discorso di ribaltare la cultura non come un orpello in più, come una cosa in più, ma la cultura deve essere fattiva, deve essere, capito, in qualche modo materia prima. Quindi anche il discorso di Petra è bellissimo, questa è stata scoperta dagli italiani, eccetera, questa archeologi, è una... ed è bellissimo, non costringere le popolazioni all'estremo gesto, eccetera, ma in qualche modo rivitalizzare tutto. Il Mediterraneo è stata la nostra culla, è stata la culla, è stata la culla della civiltà, se non può essere un mare di morte. Il nostro mondo l'abbiamo creato, piaccia o non piaccia volerlo ricordare, noi mediterranei, certo, abbiamo esportato tutto nel mondo.
a Oriente e a Occidente, la cultura, il diritto, la politica, la poesia, l'arte, tutto ciò che è di bello è nato nel nostro mare. E oggi io vorrei fortemente che un giorno questo nostro mondo tornasse a risplendere e ad essere il centro del mondo. Professore, posso dire una cosa? Mi permette, scusa se ti interrompo. Io sono talmente emozionata di aver sentito una cosa di questo genere, che benedico il fatto di essere venuta stamattina, che benedico di aver sentito queste parole. E di averti conosciuto. Io ti ringrazio proprio, guarda, sono proprio commossa. Cioè, come se mi fosse arrivato da fuori e dall'alto un segnale. Un appuntamento, importante, sì. E anche inimmaginabile, no? Diciamo, tutti questi chilometri per uscire da Roma. No, nel frattempo abbiamo... Nel tempo Luce ha fatto dei disegni. Però volevo un attimo far vedere... Ecco, vediamo le cose di Luce che le vedo già che sono bellissime. Subito. Volevo un attimo per correttezza. Gianluca Rosselli... Luce, prima stavamo parlando, cioè parlava degli ospedali, di quello che ha fatto... a Santa Marinella e altrove, sono luoghi importanti anche per i bambini, il discorso di vivere e morire a Via Poerio, a Gianicolo, dove ci sono dei luoghi importanti. Ecco, e tu che ogni giorno stai nelle corsie e devi dare dolcezza, umanità e professionalità, poi hai, facciamo vedere Gianluca delle foto, che cosa ci hai portato oggi, delle foto nuove? Sì, continuo il mio progetto di street photography. Torna bambino come Luce. E un paesaggio. Ecco, guarda questo paesaggio. Qui abbiamo un temporale in arrivo sul lago di Martignano. Quello è il lago di Martignano, sì, vedi? Ma pensa che è un posto vicinissimo a Roma dove siamo stati. Eppure sembra quasi un luogo del nord, dei verdi bellissimi. Questa è una foto, tra l'altro, fatta l'altro ieri. È vicino a Bracciano, insomma. Sono il complesso dei due laghi, è quello. Martignano, sì, ancora. Tra l'altro Sudri, guarda che belli questi questa qui è la cattedrale di Palermo. Ecco, stiamo parlando della cattedrale di Palermo, non sai che appuntamento felice. Di fronte alla cattedrale. Con questo cielo incredibile. Sì, ma ha colpito infatti il cielo e questa ripresa. Perché, perché è bella questa foto? Gianluca, te lo voglio dire en passant velocemente, perché questa foto praticamente tutta la luce è in alto, è un cielo, questo ha un valore quasi mistico, e tutta la parte inferiore è in controluce in un certo senso, o nella luce che si aspetta, e però ancora le forme artistiche, quei volumi eccetera hanno un valore ancora più bello, ritorna tutto dentro di Posso noi, dire è incantevole. Posso dire una cosa sulla cattedrale? Come no? Quando ero bambino mi affacciavo alla finestra del palazzo dove era. E mia madre mi guardava, perché io guardavo con stupore la folla delle persone che andavano alla cattedrale. Sì. E chiedevo, ma perché? Non è un giorno di festa, non è una domenica. Vanno a onorare la memoria di Federico II. Sì. E dicevo, chi è Federico II? Mia madre mi rispondeva in francese, stupor mundi. E la gente continua ad oggi ad andare, è sempre le folle, a portare i fiori a questo uomo che è nato migliaia di anni fa, che non volle essere né re di Germania, né imperatore del Sacro Romano Impero, ma volle essere re di Sicilia. Sì. E basta. E falconiere. E falconiere. Cosa e poeta. Cosa che amico di poeti. A fare io. Certo. Beh, vedi che ho colto. Perfetto. Ancora vediamone alcune, poi proprio passiamo. Questa dov'è? Che bella. Questo è un mulino vicino a casa mia, vicino Campagnano di Roma. Ah, Campagnano, sulla via Cassia. Roma Nord, sì. Mi aveva colpito i colori, bello. La composizione. Bei colori, sì, che bello. La composizione bello. Della foto, ecco. Colori un po' autunnali, belli. Sì, belli. Sì, sì, sono stati fatti. Gianluca? Che carino. Questo è mio figlio sul lago di Bolsena, eravamo. Che segue? Una foglia. Ma segue una farfalla. Sì, però una foglia che cade. Una foglia che cade dall'albero. Ma guarda che bellissima questa cosa. Che bellissima anche questa. Sembra un fotomontaggio, è stupendo. L'ho presa proprio, diciamo, nel momento che cadeva, nel momento che cadeva la foglia. La foglia rossa, poi. Sì. Una farfalla ancora, questa è ancora, località ancora, Marta. E questa è sul questa bianco è una e nero. Sposa sempre a Palermo. Bello il bianco e nero qui, fuori del tempo. Sì. Ma bello questo strascico della sposa. Siciliana di Siracusa, provincia di Siracusa. È bellissimo. Splendido. Lì al centro. Davanti.
E questo è... Questa qui è i quartieri spagnoli a Napoli. Napoli. Sì. Mi ha colpito, diciamo, questi fiori. Sì, la tonalità di rosso con i cuori lungo tutta la via. Colore locale, però sì, anche in più. Stupendo. Molto bello, molto bello. Complimenti. E queste sono due barche. Queste sono due che barche. Sembra che si parlino. Sì. Sembrano, capito? Due barche sul porto di Napoli. È una coppia in fondo, Margherita. Stanno. Quello che mi colpisce è che non solo c'è la barca, ma sì, c'è anche l'ombra. Sì, è come l'essere umano con la propria parte, esatto, d'ombra. C'è la consistenza e l'ombra. Hai già creato, ed è l'ombra che riporta in auge la luce. Va bene, per adesso fermiamoci qui. Grazie. Poi dopo faremo la seconda parte. Wow. Questa è stupenda. Questa è il Duomo di Siracusa. Questa è sempre Siracusa. Sì. Bene. Fatta di notte. Pensare quello che abbiamo in Italia, una grande Sicilia, e vedere come la trattiamo. Signorina, pensare che abbiamo questo. Nel nostro paese, mi addolora fare un discorso politico, se per lo consente il conduttore. Non abbiamo più nulla. È quello il dramma. Le grandi industrie sono emigrate. Stanno emigrando. Le medie e piccole sono oppresse dalla burocrazia e dal fisco. Certo, le campagne vengono abbandonate perché oramai lavorare nei campi è durissimo. Non consentiamo a coloro che vengono nel nostro paese a dare una mano a farlo, e li trattiamo anche male. I commerci languono perché oramai questo giocattolo che portiamo in tasca consente di collegarsi con Amazon in tempo reale, e quindi che si compra. E non, i negozi stanno chiudendo uno dietro l'altro a Roma e nel mondo. E fra qualche anno, purtroppo, l'intelligenza artificiale e la robotica prenderanno il posto del lavoro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Noi abbiamo soltanto una cosa, la meraviglia di questa Italia irripetibile, perché da Venezia a Palermo è un susseguirsi di opere d'arte monumentale, basta le fotografie che sono a dimostrazione, che da solo basterebbero a consentirci di cambiare la nostra economia. È vero. Se voi pensate che Parigi e la Francia, la così famosa Francia, ha tre grandi città d'arte, Sì. Noi ne abbiamo 50, no, basta vedere le 100 città, intorno al lago di Bolsena. Ah, certo. La decina di meravigliosi paesi che ci sono. Certo. In Val d'Orcia, la decina di grandi luoghi pieni d'arte. Il nostro paese destina alla cultura e all'arte lo 0,1% del PIL. Cioè noi inseguiamo i sogni di mondi che non potremo più raggiungere, ilva docet, e abbandoniamo quel patrimonio di cui disponiamo. L'unica grande risorsa. Grande, io voglio, se permette il professore, vorrei dire una cosa. Mi invitò, io insegnavo ad Arca Vacata, psicologia generale, sì, e venne una ragazza a fare l'esame e mi disse, prof, però io avevo scritto allora un libro, non mi ricordo quale, e il professore lei deve venire a presentare, lei veniva da Noto. Sì. E faceva all'Università di Arca Vacata, sì, a Cosenza. Lei deve venire a presentare il libro, io la prego. Vedo che era una allieva bravissima. E disse, va bene cara, io quando vado a Messina poi magari vengo, certo, perché era difficile anche per me. Bene, arrivo a Noto, mi vengono ad accogliere come se fosse, cioè la regina sarebbe stata accolta. Arrivo in questa piazza di Noto. Io che Noto, capito? Una parola così Noto, vabbè, sai, a Noto, io nemmeno onestamente, ho detto ma come? Qua abbiamo una cattedrale così, abbiamo una realtà di questo genere che a Sharp gli fa due baffi e due bande, e noi Noto, dico Noto per dire Noto, ma potrei dire Lecce, ma potrei dire Palermo, potrei dire Napoli, tutto. Io penso al Museo di Capo, noi abbiamo sta roba. Io direi Capranica, ma io direi appunto Palazzo Sarteano, Farnesia, cioè luoghi che non sono neanche noti. Nominati. Non li nomina nessuno. Noto a Noto io ho contribuito, che la cattedrale è piena di opere d'arte contemporanee. La portate io. Questo è bello, eh. Per dimostrare che l'arte non ha tempo. Con la contemporaneità. Io ho scritto un libro, scuso se mi autocito, ma... Sì.
come qui sono come poeta, ma sono anche un uomo di finanza, certo, e ho scritto adesso un libro che si chiama Arte e Finanza. Certo. E la gente per anni mi ha detto, ma che significa? È collegato. Ma cosa vuoi? È un'economia. E io gli spiegavo che dai tempi dei Medici, certo, se non ci fossero stati loro, probabilmente il mondo non avremmo quello che abbiamo. Tutti medicinali. E la Serenissima, e Venezia, questo, la Serenissima, questo, era un grande impero commerciale. Allora, mi date una pausa per mostrare Luce. Arrivano, sì, i tuoi capolavori. Vorrei spiegare che i capolavori di Luce sono in nero e giallo, perché avevamo questi pennarelli. Perché avevamo solo due colori. Ribaltalo. Ecco, perché, cioè, vorrei dire che... Allora, primo, Luce, ci dice che cosa rappresenta questo? Che è proprio, sono due figure. Chi è? Che cosa hai disegnato? Chi volevi rappresentare? Questa seta. E questo. E questo? È lui. Allora, quella sono io e quell'altro è Gianluca. Fatelo vedere, vi prego. Allora, questa sono io. Sì, è tutta questa. E questo è Gianluca. Bello. Adesso un altro, scusami. Faccio. Allora, questo che cosa hai voluto rappresentare, amore mio? Questi sono i palloncini. Questi sono i palloncini e questa? Sì, sono come dei palloncini. Questi. Dei palloncini persone. E quasi. Questo? Questa. Questa? È lui. È lui. È lui. Io. Siamo noi due, siamo. Allora, scusate, ha vorrei, fatto due più vorrei due, dire, insomma, vorrei dire il pensiero. Non ho parole. Ci ha rappresentato tutti. L'unica cosa, Lucia, che ti volevo dire è che avresti dovuto disegnare pure te stessa. Dove stai tu qui? Non ci sei? È la luce, è il giallo. Sono ora lo fai. I colpi di sole. È l'artista. È l'artista. È l'artista. È attenzione però, che i bambini spesso danno tanta attenzione, sì, agli adulti. Sì. E noi e diamo poca attenzione a loro. Poca attenzione, sì, ragione, a loro. E quindi quello si riflette. Ragione. Grazie mille, amore. Bravo. Hai fatto una cosa bellissima. Molto per bella, noi. Sì. Bellissima. Ringrazio. Siamo felici, fatto Sara. Sara, sì, è la mamma, padre, che meraviglia di bambini, sì, sì, sì. Una che anche se ne sta tutto, sì, il tempo, sì, sì, in trasmissione. Dice, ma no, veramente. Maria Rita, dedichi una poesia tua a Luce. Volentieri, proprio. Luce, proprio a, Luce mia. Che a piacere proprio. Aspetta. Quella che ti senti quella, in questo momento di poterle quasi rivolgere. Aspetta. Poi torniamo. Aspetta. Bandiera, lo trovo. È la nostra vita, proprio. Ecco, seguite. Allora, se avete pazienza, è un po' lunga, ma bisogna dedicarla a loro. Chiudiamo col manifesto del Movimento Bambino. Allora, i bambini sono poeti, agiscono. Poeta è una parola a radice greca che vuol dire colui che fa. L'arte loro è agire la realtà. I bambini sono flessibili, creativi, sono pratici ma non rinunciano alla fantasia. Sanno mescolare l'acqua del desiderio con la terra della possibilità. Grandi architetti dalle mani piccine mai dimenticano il cuore e il futuro. I bambini hanno fiducia nel cambiamento, nello sviluppo, anche se aspirano alla stabilità. I bambini sono capaci di dare stabilità all'instabile, di utilizzare l'ambivalenza come altalena della conoscenza e dell'amore. I bambini sono roccaforti penetrabili, passerotti sparvieri, precari come le loro ire brevi, come la disperazione dei loro pianti inconsolabili. I bambini sono il dolore fatto allegria, la disperazione che si risolve. Hanno il cinismo della sincerità, la qualità dell'innocenza, l'esercizio violento della verità. I bambini non aspirano alla gloria perché sono la gloria e vivono nel mito. Non aspirano al sesso perché si sono il sesso. Non temono la guerra perché dentro di loro si agita ogni guerra. Potrebbero semmai patirla nel corpo, poiché nell'anima già la conoscono, quale delitto degli adulti a cui assistere senza poter far nulla. I bambini non temono la fame, essi sono la fame. Hanno fame di presenza, come di cibo. Hanno fame di cuore, come d'affetto. I bambini hanno la prudente seduttività dei deboli, la loro apparente disperazione, il senso d'onnipotenza, di onnipotenza dei despoti, la vocazione al martirio dei santi. Non attendono il Messia, perché ogni bambino è Messia e messaggero. Se delusi o feriti, fantasizzano delitti di gelosia e vendetta, ma sanno poi sorridere al perdono, per tutto dimenticare, poiché l'amore è alfa ed omega, è alfabeto per sempre. I bambini aspirano alla pace e la realizzano nell'atto di credere e creare. I bambini considerano l'infanzia una grotta profonda, un segreto armadio dove rifugiarsi e attendere il tempo della crescita, la nascita al mondo degli adulti.
I bambini conoscono l'infanzia come una violenza, necessaria da attraversare tra incontri, distacchi e incontri nuovi, gioie e pianti. Non esistono bambini bugiardi, i bambini abitano le bugie e non raccontano bugie ma fiabe, poiché sono fatti di fiabe. I bambini non temono il pianto, piangono con spontaneità e non sfuggono ai colpi della vita, poiché amano il colpire e affrontano, come è necessario nel percorso della loro crescita, il rischio di essere colpiti. E vengono colpiti dalle mani degli adulti, dalla loro indifferenza, dalla loro disattenzione mascherata di pazienza, dall'ottusità delle loro buone intenzioni. È facile colpire i bambini. Ogni colpo resta impresso, ogni azione è traccia d'anima. I bambini osservano e partecipano, agiscono e stanno a guardare, sentono gelo e calore, si difendono e sono disarmati. I bambini giudicano senza mai giudicare. Quel che somiglia a un giudizio è per loro soltanto un modo di abitare la paura. I bambini considerano i genitori degli dèi, li temono, ne invidiano l'apparenza e l'onnipotenza, ne sopportano ogni debolezza, li giustificano sempre. Non fategli male, la loro anima è l'anima del mondo. Bellissimo. Bello, bello, bravo. Pensa tantissime cose importanti. D'altra parte tu sei proprio... Che io intendo... Eccezionale quando la carta di Alba, l'attenzione anche... Sei commossa, sta quasi piangendo. Sì, lei è la mia, la persona che mi è più vicina. Lei è mamma, ma mi è vicina come mia addetta stampa e le voglio un grande bene. È vero, è poi una persona eccezionale. E guarda come si è commossa. Sì. E beh, la commozione è un punto d'arrivo, è bellissimo. Io volevo anche ricordare che in Felici si può c'è un'intervista molto preziosa, perché io che ti conosco e ti stimo da anni, eccetera, in realtà ci sono delle prospettive nuove che sono importanti. Noi crediamo sempre di conoscere tutto, anche le grotte, le ombre, i rischi. Tu hai detto delle cose molto belle prima. I bambini non dicono le bugie perché le abitano, ma non sono più bugie, sono fiabe. Questo è il concetto. Certo. E la fiaba è l'inizio della civiltà, la fabula. Quando a un certo punto sulla grotta di Altamira qualcuno ha tracciato per prima dei bisonti, come potrebbe fare oggi allo stesso modo. Non so, Luce ha fatto luce, graffiti. Lei ha inventato quattro persone che potrebbero essere archetipiche. No, ci ha addirittura disegnato... La cosa che luce mi ha commosso, che non ha dimenticato nessuno. Nessuno. Ha disegnato Gianluca, vero? Sì, Gianluca. Ha disegnato Gianluca Emanuele, il magnifico professore, ha disegnato sì, vabbè, te e me. Certo. E ci hai dato tanto, anche se hai parlato poco, quella filastrocca del mignolo con... Ma questi disegni sono bellissimi. Sono bellissimi, ma lei è bellissima. Vedi, io l'ho già messa qui, abbiamo che ci facciamo la copertina del libro. Un po' meno. Io volevo chiedere al professore di leggermi anche questo terzo inedito, sulla nostalgia. Ne ho lette già tre di cose inedite. Spero che un giorno pagina. Sì, sì, ci mancherebbe altro. No, perché poi volevo alla fine parlare di questa poesia che per me è un incanto, che è la pagina bianca. Perché io lo dico anche da poeta, che la cosa più difficile è la pagina bianca, da cui si parte ma a cui si torna. E allora volevo far capire poi che cosa vuol dire tornare a una pagina bianca, come il fiume allora di una vita. Allora leggiamo prima la pagina bianca. Allora leggiamo la pagina bianca. Perché poi leggiamo Nostalgia, ma perché sì, è la sì. più... La pagina bianca è veramente una grande poesia. Vorrei scrivere di vita passata, di gioventù trascorsa, di eventi e maturità raggiunta, della famiglia, dei figli e dei luoghi di incanto scoperti. Vorrei raccontare di un cammino di strade impervie, a volte senza luce, ma soprattutto del fiume che è corso sempre dentro di me, lasciando per tempo infinito il cuore fermo e senza palpiti, senza scintille o fuochi improvvisi. Sono stato pietra senza volerlo e dolore nell'esserlo. Ma tutto questo non riesco a fissarlo nelle pagine. È bellissimo. Bellissima, perché poi in realtà l'ha fissato, ma c'è l'idea che non basta mai. Ogni verso ne aspetta altri e a un certo punto quello che conta è che lei ci abbia seminato. Come la bandiera, che è quella cosa che... Questa della anche questa la lega, perché adesso mancano poco. La bandiera è... No, il manifesto. È un manifesto, assolutamente. No. Sì, io poi ho scritto qui Guerra e Pace, perché mi ha ricordato questi grandi eroi di Guerra e Pace che difendevano fino alla morte una bandiera, e che era tutto, era il loro credo, era qualcosa di più del segno del potere. Era anche la loro anima, capito? Era ahimè, io non vorrei... Queste sono tutte le delusioni che ho provato nella vita politica. Sono rimasto quel che ero da giovane, Bellissimo.
continuato a pensare com'ero, come pensavo quando avevo 20 anni, con gli entusiasmi di allora e con i convincimenti della libertà e della solidarietà e dell'aiuto ai meno fortunati di allora. E questo mi ha accompagnato tutta la vita, anche se la politica ha fatto di tutto, in qualche modo, per convincermi che questi ideali non sono più gli ideali di molti, nonostante le loro parole. Ho seguito la vita come una bandiera di un'armata, ma presto la bandiera si è sfilacciata con molte delle mie speranze e dei miei sogni. Nel tumulto del vivere l'ho persa di vista tra la polvere della battaglia e le grida e i rumori delle lotte per esistere. Ma ho ripetuto sempre le parole che erano scritte sul suo tessuto e queste non le ho scordate mai. Coerenza ai miei ideali, aiuto al bisogno degli altri, libertà. E ora che la battaglia è finita e la raccolgo da terra e la tengo stretta al mio cuore, le dico: sei stata e sarai sempre parte di me. Bellissimo. Bellissimo. Ma non si molto condivisibile, bellissimo. Molto bello. Molto. Io mi porto il libro. Ma certo. Mi spiace. Questo è quello mio con i miei appunti. Quello è. Io volevo, adesso mancano pochi minuti, io volevo chiedere ancora, prima di finire con le tue foto e con un'intervistina alla luce, io volevo che Maria Rita mi illuminasse proprio su una cosa importante. Un'altra cosa che mi ha molto colpito di questo libro è l'idea della felicità, perché quello oggi si parla tanto di bellezza e di felicità, ma in modo statico. Non te lo posso dare. Oh. Vabbè, te lo facciamo avere, non ti preoccupare, lo dica Luciano. No, te lo mando io, con la mia dedica. Questo fa parte della certo, redazione. È più bello. Allora, il discorso è questo. Si parla sempre di bellezza nel senso statico, di felicità in senso statico, come se fosse un soprammobile, i francesi dicono due cose. Tu parli di una felicità, poi ti rifai a Pascal, ti rifai in senso platonico, però voglio dire, la felicità, dice, non è Spinoza, si lega alla felicità dell'insieme, cioè anche degli altri. Noi non potremmo essere felici se noi in un contesto infelice, sarebbe un gesto egocentrico intollerabile. E poi, quindi mi interessa molto questo qui sulla felicità e il discorso del mondo finalmente bambino-centrico, che sono i due temi clou di questo felici si può. Il discorso di felici si può, ma anche insieme agli altri, non in senso egocentrico, e poi l'idea che in fondo si torna, sinite parvulos, si torna all'idea del bambino che è ancora incorrotto e che può addirittura ancora specchiarci, ma non in senso pascoliano, non è il fanciullino, è un qualche cosa di più profondo e anche di più adulto. Ecco, questo mi piacerebbe che lo sintetizzassi. Allora, posso dire profondamente e fondamentalmente una cosa, che e l'ho detto in una poesia che dice il bambino in fondo al pozzo, cioè dentro ciascuno di noi abita il bambino che siamo stati, il quale può crescere e soltanto diventare adulto con i suoi bisogni, con i desideri, con le sue fragilità, soltanto se noi questa crescita l'accompagniamo e la favoriamo. Se i bambini intorno a loro non trovano autorità autorevoli da rispettare nei genitori, negli educatori, negli operatori della comunicazione, nei governanti, non crescono. Noi abbiamo tanti adulti il cui bambino non è cresciuto, il cui bambino aspetta ancora di crescere, il cui bambino si distrugge, si lamenta, si inalbera, si rode e non ce la fa ad esprimere la parte adulta e responsabile della vita. Allora noi dobbiamo rispettare l'infanzia e permettere questa crescita per avere degli adulti consapevoli che cambino il volto del mondo. E l'ultimo, io adesso non vorrei citare a caso Oscar Wilde, ma quest'utopia che detto fra noi sono miliardi di anni che noi portiamo avanti, quella di risolvere in pace, armonia, certo, conoscenza tra noi la vita dei popoli che abitano la terra, sembra essere un'utopia. E Oscar Wilde risponde in un modo che a me colpisce molto: una mappa del mondo che non preveda il paese dell'utopia non merita neppure uno sguardo. Allora, scusate, l'utopia è arrivare a conoscerti, conoscere se stessi, a conoscere gli altri, perché se ti conosci puoi riconoscere l'altro come altro da te, ad integrarci, ad includere e a però rispettare spazi e luoghi d'origine che danno la possibilità alle persone di svilupparsi laddove sono nati e combattere le piaghe del mondo, la fame. Quello che ha detto il professor Emanuele, sì. Io sono sconvolta dalla sincronia, certo. Sarebbe sì. Dire alla junghiana, sì. È un assetto sincronico. E allora io direi
lavoriamo insieme per questo, tutte le persone di buona volontà dovrebbero lavorare per questo. E poi, scusate, io appartengo a una cultura che è quella del mio paese, che è giudaico-cristiana, e nel Nuovo Testamento c'è un momento, ahimè accompagnato da una strage di innocenti, in cui viene al mondo il bambino, la visione bambinocentrica. Certo. C'è tutto. Il salvatore. C'è il bambino vissuto come salvatore, ma prima di questo c'è un uomo come Giuseppe che accetta Maria, anche se per lui è misterioso questo connubio con lo Spirito Santo che fa venire al mondo un bambino che lui non ha concepito, la salva dalla lapidazione, perché allora le donne adultere o che concepivano prima del matrimonio erano lapidate, la protegge, la tutela, l'accompagna, fa il primo parto assistito della storia, Maria e Giuseppe sono soli nella grotta, nella cabana. Giuseppe è un personaggio enorme. Esattamente, non è un solo enorme, ma quando Gesù muore, gridando padre, padre, perché mai abbandonato, muore crocifisso tra due ladroni, metafora del mondo, preferito ad un ladrone, essendo uno che ha compiuto solo buone azioni. Volete voi Gesù? Barabba. Bene. E Gesù va crocifisso tra due ladroni, sotto a soltanto donne e un adolescente. Gli altri sono fuggiti per non essere perseguitati. E muore gridando padre, padre, perché mai abbandonato. Ma non sta parlando di Giuseppe. Giuseppe è quell'uomo di grande buona volontà, quell'uomo immenso, infinito, eccezionale, vero o non vero, che accompagna il femminile a salvare il mondo, perché il mondo lo salvano i bambini. Bravissimo. Lo salvano i bambini. Bellissimo questo discorso su Giuseppe, è strepitoso. Lo hai recuperato in modo... Ti ricordi Pasquale Festa Campanile, per amore, solo per amore, ci siamo commossi con quel romanzo. Anche... Bravissimo. Senti, io volevo, adesso andiamo ancora e poi, foto professore, vogliamo... grande maestro qui. Vediamo le ultime foto di Gianluca. Gianluca Rosselli. Gianluca, vai. Vai, vediamo ancora. Eravamo rimasti alla sposa. Sì. Ecco, questo? Questo è a Monreale. Uno dei posti più belli del mondo. Sì, ritratto, la vecchiaia adolescente. Ritratto fotografico. Il Pantocrate. Il signore mi diceva riprendi dietro, non me. Dietro? C'è più... Carino. Bellissimo. Questa qui è una ragazza in pausa che lavorava. Ragazza di oggi. Sì, qui in particolare siamo a Siena. Telefoni, emancipare. No, ma è proprio la tua. È proprio una ragazza di oggi. È di oggi, sì. È un momento di pausa dal lavoro. È anche un'inquietudine di oggi. Questa è la giostra che sta a Lungotevere, vicino a Castel Sant'Angelo, mi ha colpito l'immagine della nipote, del nonno e la nipote sulla giostra insieme. C'è un'altra luce più grande. Sì, mi ha colpito questo momento, diciamo, di dolcezza. Grazie. Bravo, ma bella, poi bella. Cogli le... cioè non è solo guarda la... Guarda che bella, questo è tuo figlio, no? Questo è il ritratto di mio figlio Flavio. Un ritratto fotografico. Con un quadro della Nina che abbiamo qui davanti. Bellissimo. Questa intensità bella. Questa qui è Lungotevere con una coppia che balla. Sottofondo c'era la musica di un artista di strada che era lì che suonava con la chitarra. E queste due persone che hanno improvvisato un ballo. Una coppia che non scoppia, meno male. No. Qui sul Lungotevere a Roma. Bella. E questo va bene. Questo è un signore in una libreria che mi ha colpito per come era assorto nella lettura. Ha alzato pure gli occhiali. Sì, perché... con tutti i libri dietro. Non fate a Roma non specialmente. Non chiudete i negozi, non chiudete le librerie. Altro che Amazon. È vero. Bravo. Va bene. Ecco. Io volevo, Luce, grazie mille. Mostra Luce. Ancora le tue cose. Io volevo che il professore mi leggesse questa poesia bellissima sul sole, che è un po' la sua cifra, una dichiarazione di poetica. E tu hai messo tanto sole e tanti soli nelle tue ere. Con questo pennarellone giallo, questo evidenziatore, evidenziavi il sole che sogni e che è in noi. Ma senti com'è stata, ma tu senti come c'è... ci ha contenuto. Questa bambina ci ha illuminato e contenuto, è stata con noi. Ma che chi lo fa? Guardate i bambini come sono, cioè. Devo confessare che questa è un po' una poesia. L'ha messa anche nella quarta di copertina perché è come una. Non ho mai amato funerali, battesimi o cerimonie nuziali.
o cerimonie comunque. E ora che gli anni sono molti e torno giovani solo nelle giornate d'estate, so che l'unica cerimonia che amo è quella del sorgere del sole, che guardo tutti i giorni con fanciullo stupore. Bello. Questo era il fanciullo stupore che forse che ha presieduto un po' tutta la puntata, a merito anche vostra certamente, ma anche di Luce. Io volevo che Maria Rita, ecco, captasse un pensiero, una parola, un'emozione di Luce, e con questo chiudiamo perché è finita. Luce, non abbiamo più tempo. Noi siamo felici di averti conosciuto. Grazie. Grazie che sei stata con noi. Perché tu sei una bambina prodigio, perché un giorno questi quadri che hai fatto diventeranno importanti. Eccoli, facciamoli vedere. E li mettiamo, guarda. Sono i quadri di Luce e i quadri... Chiudi, guarda, con questo, di Gianluca. Di Nina Esposito. Che, guarda, chiudiamo con questi meravigliosi disegni e con quell'immagine della bambina profuga che ha fatto, bellissima, che guarda ha fatto che Nina Esposito. E sfuma sui quadri di Nina. Vuoi dire una piccola cosa? Un ciao a tutti? Vuoi dire una piccola cosa alle persone che ci guardano? Quello che vuoi, amore mio. Dillo. Ciao. Ciao, va bene. Ad Maiora. Che bello.